Cioè, chiediamo alla chat, preferireste vedere una bella figa su League of Legends o Giorno Gaming che gioca a Cyberpunk? Giorno su Cyberpunk, giorno. Vabbè, capite un cazzo in chat, comunque, mamma mia, oh. Per la volta che potete dissarlo senza venir bannati, niente, oh, che sottonio. Vabbè, rea, è quel momento della tier list mentre aspettiamo gli aggiornamenti dalla Bungie. Dona 5 sub perché lo lecchinano proprio, stanno proprio come la carta dello yogurt che si mangia ogni giorno. Allora, signori, abbiamo come tier list su Destiny Waifus. La tier list delle waifu, signori. Come puoi non mettere in S lei, la più grande Eva Levante? Eva Levante è S, raga. Cioè, letteralmente immortale. È sopravvissuta più a lungo di Cade. È espertissima. Tra un round e l'altro a letto ti prepara i biscotti. Cioè, meglio di così, scusatemi. Ma c'è Sagira? C'è Sagira, regà. Ma poi non è morta, scusatemi. Va bene tutto, ma è morta? C'è Sagira morta in mezzo, va bene. Ada, è encomiabile lo sforzo che ha fatto per venderci le mod. È un exo, quindi non so bene come funziona a livello di prestazioni. Però se la prendiamo come waifu in generale, un po' incazzosa agli inizi, un po' testarda. Secondo me è una solida B. Secondo me è una. Adesso si Ada è disoccupata, quindi perde un po' di punti stile. Ma non siamo qui a fare l'emancipazione femminile. Insomma, non siamo qui a fare le persone misogine che guardano il conto in banca alla propria ragazza. Però C18 era nettamente più fregna. Questa è pelata. Nulla contro i pelati, assolutamente. Però se dovessi scegliere, dai, una B, una solida B. Ti fai troppi problemi sul fatto se respira o meno. Ma raga, non degenerate, per favore. Siamo ok, lo scherzo, ma. Beh, Amanda Holiday è bionda, è fregna e ti sistema la macchina e il radiatore quando non parte. Te modifica la nave, te modifica l'astore. Un po' un carattere da camionista, insomma. Però c'ha quell'appeal. C'ha quell'appeal. Non la metto in S perché secondo me c'è di meglio, ma c'è quell'appeal. Anna Bray. Cioè, Mena, tu cosa dici di Anna Bray? Da D a S, cosa gli metteresti? Acculturata. Bellezza orientale. Ma come B? Non ti piacciono le orientali, Mena? Razzista? Per me Anna, gran sorca. Poi è acculturata, capito? Ha praticamente ai suoi piedi un'intelligenza artificiale che potrebbe terminare l'universo, però. Ok, questa chi è? Vedo il coso del Signore del Ferro. Lady Ifrit. Non la conosco tanto bene. Da approfondire la conoscenza. Da approfondire la conoscenza perché insomma non posso basarmi, io non sono una persona che giudica troppo esteriormente un libro dalla copertina, bisogna anche tastare con mano. 2 seconds later. Come si dice? Efridit. È così? Approfondiamo adesso, Lady Efridit. Cioè, se ci fosse Tinder. Super like. Ma giudicare un libro dalla copertina? Ma qui la copertina è come quella d'Alessia Lanza, bella intrigante. Eris Morn. Ma Eris Morn è una C. Ha tolto l'appeal che può avere un fetish per i tre occhi. Però vi fa un pippone così ogni giorno sul fatto che sono scesi nell'abisso in sé, l'hanno inculati. E c'ha gli incubi, c'ha i fantasmi che si porta appresso dietro casa. Cioè, vi fa un pippone della Madonna incredibile ogni giorno, raga. Eris. Vabbè, sì, poi Eris Porn è il suo grande nickname da battaglia. Per quando lavorava nel sito Nero Arancione, però. Non è il mio gusto. Avete mai visto Eris Morn felice? Avete mai visto Eris Morn? Certo, se ti tripudiano i migliori amici, il tuo intero squadrone davanti agli occhi. E vieni maltrattata un po' dall'alveare, insomma, non è che c'hai un'esistenza felice, c'hai un trauma bello grosso. Però non faccio lo psicologo, non lavoro alla Caritas, a me di assistere il suo trauma fin che morte non ci separi, non mi interessa. Ignota Exo, mentre vi faccio commentare l'ignota Exo, vado al bagno. Bagno Mena, non farmi bannare, ma commentate l'ignota Exo. Dio ne. Il cielo è sempre più blu. Comunque, signori, c'è una sola risposta possibile per l'ignota Exo e per me è una S. Per quanto possa sparire e ghostarvi, vi regalerà una notte di pura passione. E in più ha delle ottime forme per essere un Exo. Per me l'ignota Exo, regà, c'ha tutto, signori. Prima volta che ho avuto dei ripensamenti e delle pulsazioni a livello sessuale e endocrine per un robot. E qui giungiamo a Failsafe, secondo me è un po' logorroica, parla un po' tanto, è bipolare, che potrebbe essere un problema, soprattutto se si dimentica di prendere quella pillola mensile. E secondo me è un po' rischio. Rischi che ti diverti con la versione felice e poi la versione triste e invece ti buca tutti i preservativi. Quindi è un po' strano, la metterei su un B. Gli Exo sono un po' così altalenanti. Hawthorn. All'uccello.
Rea non è una rompicoglioni come Eris Morn, non è morta come Sagira, brava con gli animali, brava con i rapaci. Per me ci può stare, insomma. L'unica nota negativa è che forse potrebbe sniperarti con un colpo di cecchino mentre dormi, perché è un po', non dico psicopatica, ma la degradiamo. Othon a C. Secondo me meritava una B, una C, una B meno, però vabbè. Ikora Rei. Allora, signori, in chat voglio sapere il vostro sincero parere su Ikora Rei. Ditelo, sfogatevi. Evitando termini bannabili, grazie. Ma sfogatevi su Ikora Rei. Ma come ha? Personaggio più inutile dopo il puffo blu che sta a capo dell'avanguardia. L'unica cosa che ha fatto utile nella sua vita è accumulare abbastanza intelletto ed energia della super per riuscire a tirare una bomba nuova insieme a un'onda del caos. L'uniche due cose che abbia fatto di decente nella sua vita. Per me Ikora è una D. Poi ognuno di voi può farsi la propria personal tier list. Marasov. Vabbè, raga. C'è poco da dire. Ma a parte quello, raga, ma l'unica in cui, boh, non lo so, fammi tuo, demoliscimi, non lo so, invadi il mio paese e rendimi schiavo. La Eva Elfi di Desti. Vabbè, il goblino, proprio uomo di cultura. Fai con me come Oryx fece ai tempi con le navi degli insonni. Omnigul? Omnigul è la classica ragazza che vede un ragno per terra e strilla Quindi non lo so, sono spaventato pure un po' io dagli insetti in generale, eh. Però droppa il presa di Malok. Però droppa il presa di Malok, che ai tempi tanta roba. Vola, può volare, quindi evita il traffico. Secondo me ha tante qualità. Però, boh, cioè, vederla a fianco a Marasov, nah. Omnigul è una area. A Petra Venge è la roscia più desiderata di Destiny 2. Troppo ligia, troppo diligente, ligia al dovere. Classica poliziotta o vigilessa che ti fa la multa nonostante tu abbia lo pneumatico fuori di 0.01 barra di pressione. Sguardo ammaliante e sicuramente una dominatrice. Quelle che si veste in lattice attillato, tutto nero, tranquillamente ti sodomizza. Quindi se avete quei gusti, ottimo. O A o S. C'ha l'occhio di vetro. E allora è S, raga. Sappiamo tutti perché. Riven dalle mille ma perché c'è Riven? Ma poi, raga, ma cioè, ma Riven è gigante. Ma ci navighi dentro. È proprio una roulotte, un camp. Ci puoi vivere dentro. Cioè, quando facciamo lo step finale del cuore, noi siamo dentro Riven. Quindi letteralmente la puoi usare come mezzo di trasporto. Ha mille buchi. Cioè, ha tanti occhi. Mille buchi. Cioè, è come osteria numero 20. Se la figa avesse i denti, è difficile, insomma. Però il lato positivo è che ci puoi tranquillamente navigare dentro. Non ti fa sentire impotente, perché qualsiasi cosa a confronto è piccola, vi voglio bene, ma... Però rimane comunque un po' ingombrante da... Insomma, cioè, se devi andare in hotel da qualche parte, devi prenotare per 120, perché sennò devi prendere l'aereo, devi prenotare l'intero aereo. Un po' scomoda. Cioè, non perché ovviamente... Ha le ossa grosse, palese. Sloan di... Sloan affogasse su Titano domani. La odio, no. Veramente. Vecchia megera, bastarda. La peggiore dei titani. Mi stava sul cavolo, raga. Proprio il tono di voce. Ogni volta che atterravo su Titano mi stava sul cavolo. Io. Troppe S, serve una tier list delle S. Va bene, aggiungiamo un rank allora, dai. Raga, divina ci abbiamo. Marasov. E ovviamente Eva Levante, perché è la più grande donna mai creata nell'universo. La Tessia Veris l'hanno pescata da Detroit Become Human. Palese uguale al tizio di Detroit Become Human. Troppo attaccata ai soldi. Cioè, ogni volta che la becchi sta lì a chiedere: mi compri le microtransazioni. Troppo attaccata al denaro, a noi non ci piacciono. Siamo poveri, noi siamo gente umile. Pochi frammenti leggendari, pochi, tanti lumen che non ci fai nulla. Una gold digger, esatto, una gold digger. I soldi no. Però non è brutta. Quindi ha un pass extra, ecco. C'ha un pass extra. Da ubriaca te la faresti. Infiltrato scrive: chi cazzo è questa? E io vi chiedo: chi cazzo è questa? Quella Amare che... Zavala. Ah, senti, raga, assomiglia a Zavala con le rughe. Vaffanculo, cioè, voglio bene, però Zavala con le rughe no. Ah, la fattoria, tira carn. Bravo, Hank. Dov'è Kayatol? Chiede qualcuno. Raga, non è aggiornata questa playlist. Che vi devo fare? Dovremmo aggiungerla noi, Kayatol. Però no, mettiamo A. Divina solamente due possono essere: Marasov e Eva Levante. Però a Shurogi gli darei A solamente perché mi ha permesso di livellare tutte le armi. Grazie. Signori, questa è la nostra tier list. Scarichiamo l'immagine, assolutamente. Ve la condivido poi su Instagram. Farete cambiamenti? Sinceramente no. Sinceramente sono soddisfatto delle mie scelte. Comunque vedere Amanda a fianco a Riven e Omnigul S++, vabbè. Vabbè, questo si farebbe qualsiasi cosa. Scusate, S ci sta il mondo. Marasov B. Ma...